Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella latte e caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero semolato, mascarpone, burro, caffè espresso amaro, latte, cacao amaro in polvere, lievito per dolci, vanillina e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla, versiamo le uova, lo zucchero, la vanillina, azioniamo il bimby per 10 minuti a velocità 4. Rimuoviamo la farfalla . Aggiungiamo il burro e il mascarpone . Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungere la farina, il pizzico di sale e il lievito per dolci. E azioniamo il bimby per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamone metà in una ciotola e teniamolo da parte. Adesso aggiungiamo il latte e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in uno stampo per ciambelle del diametro di 20 cm. Senza lavare il boccale, mettiamo il composto che avevamo messo precedentemente da parte. Aggiungiamo il cacao amaro e il caffè espresso amaro. Facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5. Versiamo il composto nello stampo. Adesso con l'aiuto di un bastoncino andremo a variegare il composto. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Verificare la cottura facendo la prova con uno stecchino. La ciambella è cotta. Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella, latte e caffè. Grazie e alla prossima ricetta.